Terza giornata del campionato di prima categoria, girone C, si affrontano il Calcio Palazzo contro il Costano, entrambe le squadre a 3 punti in classifica. Dirige l'incontro Iannoni della sezione di Gubbio. Passiamo alle azioni salienti della partita. Parte forte il Calcio Palazzo con un tiro dal limite da parte di Fagotti, che d'avanzo è bravo a deviare in calcio d'angolo. E proprio sull'angolo successivo che ci prova sforna con il destro respinto dall'avanzo. La palla poi si insacca in rete, ma ferma tutto Iannoni per un possibile fuorigioco. Al 13° minuto è Ciuchicchi che col sinistro calcia largo da una posizione defilata. Al 19° ci prova il Costano con Faticoni dalla lunga distanza, il suo destro finisce alto non di molto. Al 28° si sblocca l'incontro, è Boldrini che insacca sul cross dalla sinistra da parte di Fagotti, 1-0 per il Calcio Palazzo. Al 37° punizione dalla destra di Boldrini che prova a sorprendere d'avanzo, la palla però termina sull'esterno della rete. Un minuto dopo, bella azione del Palazzo che si conclude con la sponda di Famiani per Fagotti, che però calcia sul fondo di poco. Al 39° è sempre Famiani a provarci dal limite dell'area con il destro, anche lui non inquadra lo specchio della porta. Al 40° continua a spingere il Palazzo, la palla di Fagotti per Ciuchicchi che incrocia col sinistro, ma è bravo d'avanzo a bloccare a terra in 2 tempi. Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo. Nella ripresa ci prova il Costano, la punizione di Ceccarelli che viene respinta, torna proprio su Ceccarelli che con il destro ci prova, provvidenziale la respinta di un difensore sul tiro indirizzato verso la porta. Al 21° occasionissima per gli ospiti, l'uscita di avanzo con i pugni, la palla termina, Falcinelli che a porta sguarnita calcia, ma è fondamentale l'intervento di Monsignori sulla linea di porta che salva il risultato. Al 22° contropiede, un 3-0 per il Calcio Palazzo con Fiorucci che insacca, servito da Sforna, ferma tutto però l'arbitro per fuori gioco. E al 34° minuto che il Calcio Palazzo chiude la partita, ha lanciato in campo aperto Fagotti con uno splendido pallonetto, batte d'avanzo e sigla il raddoppio. L'incontro termina 2-0 per il Calcio Palazzo che sale a 6 punti in classifica, fermo a 3 il Costano. Mister Della Ciana, una vittoria meritata, la sua squadra ha fatto la partita, ha dominato per lunghi tratti, seconda vittoria in campionato, come giudica la prestazione? Allora, prendiamo di buono il 2-0 che è venuto comunque sia bene giocando a pallone, secondo me un buon primo tempo giocato a un buon ritmo, poi il secondo tempo siamo un po' calati fisicamente, ma anche l'avversario comunque sia non era da sottovalutare. Diciamo la prestazione giusta, però dobbiamo ancora migliorare perché facciamo degli errori di concetto che sinceramente in queste categorie non ce lo possiamo permettere, però ci prendiamo buono il risultato, 2-0 comunque sia da stimolo anche allo spogliatoio, perché vincere comunque sia porta sempre entusiasmo e già sotto in settimana per la prossima partita che è difficilissima. Ci teniamo a sottolineare che a causa della sconfitta forse o per altre ragioni nessun rappresentante della società Costano ha voluto rilasciare dichiarazioni dopo questa partita.